Gli amiche e gli amici di, Gab di Gabriella del Baule della Nonna, allora, care eh, sono andata da Teddy perché Sabina mi ha detto: Guarda, che la lana, questa qui, hanno riassortito, e così non devi mettere un altro colore, ok? E invece avevano riassortito tutto tranne quella sfumatura. <ride> e allora, nel frattempo, ho comprato queste piccole matassine di filo. Guardate, un euro. Hm? Che dico, può servire per fare qualche sciarpetta, per qualche pupazzo che facciamo. Questi, per le decorazioni, un euro. Le stelline. E poi ho preso questo, a 2,50 euro, perché è un lurex molto bello, un cotone con il lurex. E questi due gomitoli, sempre a un euro, di cotone. Hm? E poi ho preso questo sotto, lo vedete? Il babbo Natale perché ho intenzione di farci un fuori porta con questo. Mentre questi sono quelle cose da, mh, per decorare i cartoncini e quella roba lì. Ah, e inoltre anche 2, 4, 6 metri di questi merlettini piccoli ma graziosi perché a Natale magari uno ci decora tante cose. 1 euro, 2 metri, buono perché... Tanto dalle altre parti, sempre 50 centesimi costano oppure 40, ma è raro. Eh, ok, le stelline ve l'ho fatto vedere. Adesso lasciamo la base con il babbo Natale. Eh, allora, per prima cosa vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Perché noi qui spaziamo un po' dappertutto? Le mie playlist sono sempre aggiornate e trovate di tutto. Potete anche andare a vedere i miei tutorial natalizi del, dello scorso anno, che dove ho fatto delle cose stupende: fuori porta, alberi di Natale, eh, segnaposti, tante, tante, tante cose. Se avete magari esigenza, più veloce, dovete fare le cose in modo veloce. Perché magari lavorate e via discorrendo. Ok. Vamos. Allora, io oggi ho intenzione di fare un angelo. Questo angelo lo possiamo mettere sia all'esterno che... Riprendiamo questo, va? Che... Ehm, come... Diciamo fuori porta. O se no, penso che io farò così a meno che non ne faccio tre. Perché già uno l'ho fatto... Eh, lo possiamo mettere su dei bellissimi runner eh, in argento perché io lo andrò a lavorare così. E una volta fatto, ci vorrà una mezz'ora, ragazzi. perciò mentre gli alberelli, questi ci ho 10 minuti, sì e no. Tantissime signore mi hanno scritto che già ne hanno fatte. Ne hanno fatti tanti, ma tanti, ma tanti. Questo ci vorrà mezz'ora, non di più. Allora iniziamo. Con una catenella, una la stringiamo e non la contiamo? Una, due, tre, quattro e chiudiamo in cerchio, qui dentro, comprese le catenelle, andiamo a fare 16 maglie alte e una e due, 16, dai che così facciamo prima. Sta lavorando con un numero 4 e questo è un filato dove dice 4-5 da lavorarci. Io non lavoro con il 4 anche perché questo qui è leggermente un po' più sottile. Allora cerco di bilanciare il mio lavoro con lo stesso uncinetto. Prendiamo quello che è più piccolo. Io faccio sempre così. Ok, perciò 16 maglie alte chiuse in cerchio, chiudiamo il cerchio. Per ogni punto sottostante noi ce ne mettiamo due, perciò da 16 va a finire a 32. 1, 2, 3. Sullo stesso punto 2, raddoppiamo 32, ok? Vamos. Contiamole, eh? 32, ok? Questa è la testa, vedete, dell'angelo. Adesso andiamo a fare il corpo. Questo è il collo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, lasciamo 1, 2, 3, 4, qui, un punto basso, ecco qui. Giriamo e qui dentro 1, 2, 3, 10 punti, alte 1 e 2 e 3 quattro cinque sei sette otto nove e dieci adesso stiamo lavorando il corpo dalla parte opposta ok vamos giriamo 1 2 3 e 4 perché una catenella adesso facciamo un punto alto diviso da una catenella perciò e sono 2 sempre 10 sono 1 ah, qui non ho fatto la catenella o oh sì, sì l'ho fatta 3 una catenella 4 una catenella 5 una catenella 6 una catenella 7 una catenella 8 una catenella 9 velace e 10 una catenella 10 punti alti Divisi da una catenella, giriamo e facciamo la stessa cosa 3 4 5, divisa da 2 catenelle su ogni punto alto, un punto alto diviso da 2 catenelle. Sempre i nostri 10 punti alti, andiamo. Eccolo. Dopodiché io ho preso il mio argento. Mm? Così, vedete? Questo praticamente adesso andiamo a fare una sorta di ali stilizzate. Allora, noi stavamo qui, giriamo, prendiamo l'argento e lo uniamo qui. Uniamo il filo argentato, aspettate. Eh. 2 3 4 e 5 ok, e un punto alto qui in mezzo, punto alto 3 catenelle, un punto alto. Idem la stessa cosa, un punto alto 3 catenelle, un punto alto. Idenno pure proprio qua su ogni 10 quadretti noi andiamo a fare quel discorso che adesso però alla fine poi vi faccio vedere perché sempre iniziamo con le, con le catenelle e qua ci facciamo il punto alto poi vi, vi faccio vedere eccolo qui vedete questo è l'ultimo quadrettino tre, punto alto 3 catenelle un punto alto 3 catenelle e un altro punto alto giriamo e facciamo la solita solfa 1, 2, 3, 4, 5 e vamos, in modo che noi cresciamo per creare questa sorta di ali 3 catenelle. Un punto alto e vamos, da quest'altro. Un punto alto 3 catenelle. Un punto alto, un punto alto, vedete già come mm, svetta. 3 catenelle, un punto alto fino alla fine. Poi vi faccio vedere. veniamo sempre con un punto alto: 3 catenelle, di nuovo 3 catenelle. E un punto alto mm? la stessa cosa guardate già mm? la stessa cosa per l'ultimo giro il terzo e poi cambiamo il filato lo rimettiamo bianco ok ragazze tre giri completati noi tagliamo il filo e poi lo andremo a fermare eccolo qui vedete queste sono le ali L'angelo logico è un angelo stilizzato dato che adesso. Io ho il mio argento, vado a fare la, la coroncina al mio angelo, che ragazze da qui, dal collo, noi contiamo 1, 2, 3, 4 sul quinto, noi ci andiamo ad agganciare per fare la coroncina all'angelo. Allora, devo salutare Filippa. Filippa, sì, Filippa è una signora che mi segue da sempre, è una ragazza come tutte noi, molto indaffarata, ha la, la sua attività e in più ha tre nipotine, insomma ragazza, è una donna che si deve fare come tutte noi. E anche Elisa, Elisa, ciao Elisa, un abbraccio, tre, quattro. E 5, allora ho messo 5 catenelle per il semplice motivo che noi qui andremo a fare eh, tutti alti, tu, pu, buongiorno, punti alti, doppi <ride> divisi da 2 catenelle. Ok, allora vamos, lasciamo uno ecco uno sul secondo, un punto alto doppio e uno, uno, due. 1 qui andiamo a fare eh, il punto alto doppio 1 2 e quando uno fa sempre il punto alto normale poi dopo si scorda 2 Per 10 volte 1, 2, 3, 4, 10 allora, ragazze, no, 10, 9, 1, 2, perché se no non mi riporta la stessa cosa di qua: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, dopodiché, vedete, questo è un po' ballerino. Noi giriamo. E lo andiamo a riempire con dei punti bassi magari un punto basso 3 catenelle mm, e un punto basso un punto basso 3 catenelle perché se noi questo lo vogliamo cucire mm, ha più corpo ha più, è più pesante è meno ballerino perciò un punto basso 3 catenelle un punto basso 3 catenelle dentro ai nostri nove archetti ecco qui a questo punto ci blocchiamo e noi abbiamo fatto la testa guardate e le ali poi questo lo fermiamo lo vedete vedete com'è grazioso vamos con il corpo ok ragazzi contiamo 1 2 3 4 e 5 di qua vediamo per centrare la situazione: 1, 2, 3, 4 e 5. Quante ce ne rimangono? 1, 2, 3. No, ne devo fare 4. Allora, qui 1, 2, 3, 4. Ecco qui. eh vabbè, raga, facciamo così che è meglio. Va. ok e prendiamo la metà ok ragazze ho messo le spillette se no non mi ci, si confondeva 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 iniziamo con il bianco qui 1 2 3 4 5 ok vamos con fare la gonna del nostro angioletto che sarà tutta svasata bellissima mm? allora 1 2 3 4 facciamo 4 catenelle perché simboleggiano un punto alto ma solo per iniziare e per finire ok dopodiché noi andiamo sul nostro gruppetto qui facciamo in questo caso 2 catenelle 2 sì, catenelle 2 maglie alte poi 2 catenelle 2 maglie alte Di nuovo 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte poi cresciamo in modo graduale perché se noi le mettiamo a 3 visto uno schema eh, ma io l'ho cambiato tutto ecco perché a volte non ve le faccio vedere gli schemi perché io li stravolgo che sono troppo arzigogolati mi confonde il cervello ora a me e ancora 2 catenelle e 2 maglie alte dopodiché noi facciamo qui togliamo la spilla facciamo un punto alto doppio che se facciamo un punto alto normale poi dopo non svasa ok eccolo qui questo inizia iniziamo con il vestito dell'angelo che okay, ragazze giriamo e facciamo sempre 4 catenelle e qui cominciamo a crescere scusate ce ne andiamo a fare 3 1 2 e 3 3 catenelle adesso perché noi cresciamo che l'abito deve svasare 2 e 3. Vamos su quest'altro 3 maglie alte 1 2 3 divise da 3 catenelle 1 2 e 3. Vamos con 3 maglie alte. alla fine del giro ok finiamo con sempre con il nostro punto alto doppio giriamo il lavoro e andiamo 1 2 3 4 e vamos qui con 1 2 e 3 3 catenelle e 3 punti alti. 1, 2, questo è il terzo giro della nostra gonna. Ok, noi cominciamo a svasare e allora che cosa facciamo? Un punto alto, vedete, sulla metà tra un, un gruppo e un altro, un punto alto, una catenella e un punto alto. Cominciamo e poi di nuovo le nostre tre maglie alte 1 2 3 3 catenelle e vado giù con tre maglie alte. Di nuovo qui vedete un punto alto, una catenella, un punto alto fino alla fine. 1, 2, 3, quarto giro 4 catenelle. Vedete come stiamo svasando piano piano? Che se no si arricciano il nostro, la nostra gonna. 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Ok, adesso noi andiamo qui in mezzo aumentando una catenella, perciò un punto alto. Qui ne abbiamo fatta una, adesso ne facciamo due e un punto alto. Poi ritorniamo qui e facciamo la solita cosa dei nostri tre punti alti: 3 catenelle, tre punti alti fino alla fine del giro. Ok ragazze, 1, 2, 3, 4, quinto giro. Sempre le nostre 4 catenelle, i 3 punti alti, divisi da 3 catenelle. 3 punti alti. Ma qua c'è capitato un nodo Beh. e poi qui noi andiamo a fare aumentiamo invece di un punto alto. Noi ne facciamo due con due catenelle, due punti alti. Man mano, noi andiamo a crescere e di nuovo tre punti alti. 3 catenelle, 3 punti alti. Noi stiamo facendo una gonna che bilancia la testa e il corpo con le ali, ok? Eccolo qui, 2, 2, 2 e poi tutto uguali. Ok, andiamo con il sesto giro, idem con patate, 1, 2, 3, 4 e i nostri tre punti alti tre catenelle tre punti alti e poi qui noi andiamo a fare tre punti alti 1 2 E 3 tre catenelle. Tre punti alti, tre punti alti, tutto uguale: finiamo il giro, in questo modo: abbiamo, cresciamo. Eh? Invece di due qui ne facciamo tre. Vamos. Ok ragazze, per l'ultimo giro idem con patate 1 2 3 4 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle. viene bellissimo questo angelo e di nuovo 3 maglie alte fino alla fine del giro il settimo e voilà togliamo perché l'ultimo giro non lo andremo a fare con l'argento eccolo prendiamo il nostro argento è logico che io non vado a girare per il semplice motivo che, che la rifinitura mi viene al rovescio, allora inizio da qui mm? sul mio dritto del vestito. Allora, chi non lo cuce, che io lo andrò a cucire, son... voglio fare un progetto. chi non lo cuce e lo irrigidisce, può rifinire tutto intorno con l'argento, col bianco, con un punto basso. Ma io non lo voglio fare perché poi quando vado a cucire a macchina c'ho troppo spessore. La macchina mi sballonzo tutta, ok? Allora, vamos con l'ultimo giro. 4 i nostri tre punti alti, 1 2 3, 3 catenelle 3 punti alti e andiamo qui perché se no ci tira e facciamo un punto alto 2 catenelle e un punto alto facciamo il filo non sono riuscita a farlo venire da dentro e lo devo fare e di nuovo 3 maglie alte 3 catenelle questo è l'ultimo giro poi lo decoriamo 3 maglie alte e vamos eccolo qui vamos eccolo qui ragazzi l'angelo lo vedete è venuto bello grande, adesso ho fermato i fili, adesso ve lo misuro. Allora, chi lo vuole irrigidire lo fa con quella vernice che vi ho fatto vedere la scorsa volta e che adesso vi faccio rivedere. Guardate, vedete com'è ben bilanciato? Per farci aiuto un fuori porta potete usare questa. Ecco qui, vernice acrilica trasparente. All'aperto gli date un una davanti e dietro, lo irrigidite. Questo asciuga velocemente. Ok, adesso lo andiamo a decorare. Io ho questo pizzo arricciato e lo vado senza però coprirlo troppo il lavoro perché de si deve vedere che noi abbiamo lavorato ad uncinetto. Perciò lo andrò a mettere qui. Mm? A macchina, scusate che sposto bene. che non ci vedo io però allora siccome qua ci stanno tanti strati noi che cosa facciamo? Allarghiamo il punto a 4 se non ci parte, e vediamo un po'. Andiamo piano all'inizio. Lo mettiamo soltanto qui sul giro vita perché è inutile riempirlo di pizzo per non far vedere. Allora lo facevamo deshtop, lo facevamo prima. è eh, giusto? Ok, tagliamo un pezzo qui perché lo andiamo a mettere sotto così. Tanto questi sono pizzi, i pizzi di Valenciennes che non sfilano, non si rovinano, non sfilacciano. Ecco perché costano di più di solito costano di più ci vedete ah, speriamo di sì ok stacco ok nastreno lasciamo magari due di qua due di là e ci andiamo a fare il nostro fiocchetto Il giro collo che poi fermi, fermiamo ago e filo perché tanto questi se no si sciolgono oppure con una puntina di colla, decidete voi. Ce lo potete mettere in argento. Io ce l'ho grigio, grigio lo metto argento, non ce l'ho. Ok. Oh, e poi io ho queste perle dove sono le mie perle be, 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 be. qua devo mettere a posto perché se no un casotto eccole qui vedete e vado a decorare diciamo il penultimo il penultimo giro qua ok metto anche filo che ragazzi vedete non lo metto proprio di lato ma perché sennò no, quando lo vado a cucire se lo voglio cucire a macchina mi inciampa la perla è logico che chi ce l'ha più piccola se la me mette più piccola io ce l'avevo più piccola solo che ridava un po troppo sul beige ok mettiamo una perla e la blocchiamo hm? poi intramezziamo e andiamo occhio a non, non, non metterla sul buco perché sennò eh. e si è cascata la pelle <ride> uh. e quando c'è un casino qua sopra non riesco manco a ritrovare l'Italia a parte, vabbè, questo è un ago piuttosto pugnaloso tipo pugnale ok, blocchiamoli è una perla, si è cascata andiamo con dei punti nascosti Finiamo a mettere tutte le nostre perle. Ok, la stessa cosa, eh? prima che mi si se... fermano tutte queste perle, mettiamole qua. Vedete già, uno l'ho fatto. Mm? Adesso facciamo, mettiamo pure tre perline di qua. Ok, avete capito. Eccoli qui i miei meravigliosi angioletti. Adesso con calma me ne faccio un altro perché questi li metterò, eh, li cucirò e l'altro invece ci farò un fermaporta, un fuori porta. Guardate che meraviglia! Allora, questi angeli io li dedico ad Anna Sanno. Anna Sanno, ad Anna piacciono tantissimo gli angeli. E allora, ciao Anna, questi sono dedicati a te. E grazie di tutte le tue benedizioni, perché Anna ci benedice sempre. E siccome le benedizioni non bastano mai, grazie, grazie, grazie Anna. E allora, niente ragazzi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Eh, semplicissimo, guardate mezz'ora e fate un angelo. Mezz'ora fate un angelo. Eccoli bellissimi. Raffinatissimi, potete farci anche un puntale irrigidito sotto un cartoncino e lo mettete sulla punta del vostro albero. Ciao, mi raccomando. Condividete, fatemi la pubblicità. Adesso, dato che qui devo dare una sistemata complessiva, metterò fuori tutto il Natale e addobberò la mia stanzetta <ride> con proprio minimal stanza. Con il natalizio tirerò fuori le mie stoffe, quelle che ho, quelle che comprerò e via discorrendo. Ciao, ragazze, un abbraccio.